Cari amici, care amiche, la lettura propria di questo santuario è l'Annunciazione, quindi varie volte negli anni abbiamo letto questo brano. E quest'anno lo vogliamo leggere aiutati da un grande pittore che si chiama Botticelli, che ha fatto questo dipinto. E allora la predica la facciamo, se avete tutti la cartolina, guardando la cartolina. Faccio una piccola premessa, poi guardiamo la cartolina, ma iniziate a prenderla in mano. E sapete, quando si parla di Maria, in particolare quando si legge l'Annunciazione, ma quando si leggono anche gli altri momenti, ma soprattutto quando si legge l'Annunciazione, dobbiamo ricordarci una cosa. Chi è Maria? Sapete che di Maria si dice di tutto, e va bene. Ma bisogna ricordarsi almeno sempre anche di dire l'essenziale prima. Una delle cose essenziali di Maria è che la donna, la discepola, l'essere umano che più di tutti ha sentito la concretezza della presenza di Dio sulla terra. Bellissimo, ce ne dimentichiamo ogni tanto, la facciamo regina, super regina, eccetera, eccetera, tutto vero, ma innanzitutto non dimentichiamoci mai che Maria è colei che ha sentito più di tutti la concretezza di Dio sulla terra, l'ha portato in grembo, l'ha portato in grembo. E molti di voi hanno partorito. Sapete che esperienza è portare in grembo Dio? Non te lo scordi mai più. L'ha portato in grembo, di più, l'ha allattato, di più, da bimbo l'ha fasciato, lavato, pulito, quante volte l'ha pacioccato, accarezzato, tenuto in braccio. Poi ha continuato a dargli da mangiare, l'ha visto girare per casa, gli ha parlato e poi è cresciuto e addirittura l'ha tenuto in braccio morto. L'ha tenuto in braccio morto. L'ha davvero sentito, toccato. Maria, ricordiamocelo sempre quando andiamo davanti a Maria. Maria è colei che più di tutti su questa terra ha sentito la concretezza di Dio sulla terra. Ed è interessante questo, soprattutto in questi tempi, perché voi sapete che la nostra società sempre di più ci ha portati a pensare che Dio sia evanescente. Parlate con i vostri figli, i vostri nipoti, magari non i vostri ma i loro amici, ma a volte anche i vostri, per loro ormai Dio è evanescente, per la nostra società Dio è evanescente. Cito spesso quelle parole di un sociologo che dice: nella nostra società Dio è evaporato, nella nostra società Dio è evaporato. Bella questa immagine, eh? Evaporato cosa vuol dire? Lo sappiamo, i giorni passati faceva caldo, lo sappiamo. Cosa vuol dire evaporare? Metti la bacinella fuori al mattino e vai alla sera e dici: oh, non c'è più acqua. Non è vero che non c'è più acqua, è evaporata. Ma ora è talmente impalpabile, invisibile, che è come se non ci fosse più. Bella questa immagine, eh? Nel nostro mondo non si nega Dio, anche le nuove generazioni non negano Dio, non dicono sono contro Dio, no, semplicemente per loro Dio è così evanescente, evaporato, come se non ci fosse. Allora capite che è interessante fare tutti questi chilometri e venire fino ad Europa, per cosa? Per dire innanzitutto: Signore, Maria, Maria, tu che hai la capito la concretezza di Dio
aiutami, aiutami, aiutami sempre, fino all'ultimo giorno della mia vita, adesso nell'ora della nostra morte, lo diciamo tutte le volte, fino all'ultimo giorno della mia vita, a essere certo della presenza concreta di Dio accanto a me. Sapete che è una bella preghiera questa, da fare ad Europa, a Maria. Maria, aiutami innanzitutto a me a non essere presa da questo virus e a continuare a credere che tu ci sei e sei fisicamente qui accanto a me. Bel miracolo questo, chiediamolo tutti insieme, ognuno per sé, ma anche chiediamolo per i nostri figli, per i nostri nipoti, per le nostre nuove generazioni, per questa nostra società, che Maria aiuti a vincere questo virus dell'evanescenza di Dio, che possano avere la fortuna di sentire la presenza di Dio nella loro vita, gli uomini e le donne del nostro tempo. Bello. E poi guardiamo la cartolina. Sottolineo solo tre piccoli aspetti, ma bellissimi, che parlano dell'Annunciazione vista da Botticelli, da un artista. La prima cosa bellissima, bellissima, è che Maria è visibilmente sorpresa. Maria è visibilmente sorpresa, la vedete, no? Sorpresa, e nello stesso tempo c'è un libro aperto. Vedete che c'è un libro aperto? È il libro della Scrittura. È il libro della Scrittura che ha insegnato a Maria che Dio sarebbe venuto in terra. Un giorno la Vergine partorirà, concepirà un figlio. Lei lo sapeva benissimo. Lei era una donna che conosceva, che leggeva, e dunque conosceva, sapeva che Dio sarebbe venuto. E quando viene, resta sorpresa, dice, ma se lo sai, che ti devi sorprendere? Che bella questa cosa qui! Bellissima questa immagine. Scolpiamolo nella nostra mente. Maria sa, c'ha il libro, l'ha studiato, diremmo così, lo sapeva e si sorprende. Voi sapete che in casa i vostri mariti, i vostri figli ogni tanto guardano le partite, no? Se per caso guardano una partita indifferita vuol dire che è già stata, la vedono dopo, se per caso sanno già il risultato, vedrete che nessuno esulta per il gol. Dice, come mai non esultate? Beh, sappiamo già come va a finire. Abbiamo vinto 2-0. E se lo sai già, non ci sorprendi, dici, oh, abbiamo vinto. Beh, lo sapevi già prima che iniziasse la partita. Come mai Maria, che sapeva, si sorprende? Sapete perché? Ah, questo è bellissimo. Perché per quanto tu sappia di Dio, Dio è sempre infinitamente di più. Questo sì che lo dobbiamo imparare. Per quanto tu ne sappia di Dio, per quanta esperienza tu abbia fatto di Dio, per quante cose tu abbia letto, studiato, sentito, Dio è infinitamente di più, ma detto in termini anche molto più caldi. Tutti noi diciamo che Dio è buono, ma non come pensi tu, infinitamente di più. Che Dio è grande, ma non come lo pensi tu, infinitamente di più. Che Dio è misericordioso e perdona, ma non come lo pensi tu, di più. Che Dio è eterno, eterno, molto di più. Che Dio è vitale, suscita vita, è sorgente di vita, ma non come lo pensi tu, molto di più. Che bello, secondo miracolo da chiedere. Maria, aiutami a sapermi stupire ancora di Dio, perché se di una cosa non ti stupisci, vuol dire che quella cosa non ti interessa più. Fai attenzione. Sapeste quanti cristiani non si stupiscono mai del loro Dio? Che poveri cristiani sono. Che poveri cristiani sono. Maria si è stupita e portava in cuore e meditava. Si è stupita e portava in cuore e meditava. Ogni giorno. Bello, bel miracolo questo. Torniamo a casa un po' più stupiti di Dio. E allora Maria sarà contenta di noi. Ed è interessante che nello spostarsi Maria ha una mano avanti e una mano indietro. Bello, ha una mano avanti, sembra quasi voler toccare l'angelo, e una mano indietro. Bellissimo.
Per certi versi dice, oh grazie, è proprio ciò che volevo. Grazie, è proprio ciò che volevo, e per l'altro, no, è troppo, non posso, no, non posso prendere. Quando ti fanno un regalo, magari un regalo un po' consistente, ma qualunque regalo, e per certi versi dici, ma che bello, sì, grazie. No, vorresti proprio prendere, indossare subito, cucinare subito, dipende cos'è il regalo. E dall'altro dici, ma devi rendere surbete, dai. Carino, eh? Di fronte ai regali facciamo sempre così, grazie, no, ma è troppo, non posso prendere, grazie, no, ma è troppo. Questo è proprio l'atteggiamento quando ti accorgi che una cosa è un regalo. Maria sta facendo così, no, ma è troppo. Dio è davvero un regalo. Maria ci insegna sempre questo, che Dio non è dovuto, che Dio non è un peso in più. Quanti cristiani vedono Dio come un peso in più? Purtroppo. Dio ha pur sé sofferenze quando ognuno anda. Oh, ma che bestemmie dici? Non bestemmiare così apertamente, poi ti dici cristiano? Devo sottoponermi alla volontà del Signore, perché? Ma perché lo fai così cattivo, Dio, poverino? Ma chi te l'ha insegnato che Dio è cattivo? Ma dove l'hai imparato? Maria ha sempre visto Dio come un regalo e l'ha sempre ringraziato, come si fa con i regali. Che bello, che bello. E ultima cosa, guardate che bello. Maria è messa in un modo che sembra quasi che ci sia un vento che la spinge. Vedete che è come se avessi acceso un phon potente, la sta spingendo, guardate che bellezza, che bellezza. È il vento dello Spirito. Lo Spirito spinge. Lo Spirito di Dio spinge. Non siamo solo noi a vivere, lottare, fare, certo, noi lo siamo, ma abbiamo una certezza, che Maria ce l'aveva questa certezza. C'è sempre lo Spirito che soffia, ci sorregge, ci fa avanzare, ci fa camminare, ci fa ripartire. Che bello. Quarto miracolo da chiedere a Maria, fa che io creda sempre allo Spirito, come ci hai creduto tu. Lo Spirito in lei addirittura ha generato. Figuratevi che meraviglie può fare lo Spirito nella nostra vita, che ci aiuti sempre a crederci. Chiediamo questo a Maria, anche solo uno di questi miracoli, che ci faccia sentire la concretezza, che ci faccia sentire la concretezza, che ci aiuti a sorprenderci di Dio, che ci faccia scoprire che Dio è un regalo, è un regalo, e che ci faccia credere all'azione reale di Dio. Dio opera nella nostra vita più di quanto operiamo noi. Chiediamogli uno di questo regalo per noi e per le persone che ci sono care. Chiediamogli questo miracolo, questo è un grosso miracolo. Assieme a quelli poi mettiamo tutti gli altri che vogliamo chiedere, ma uno di questi chiediamoglielo tutti davvero, perché questi sono i grandi miracoli. Poi ci sono anche gli altri, mi faccio passare mal di denti, mal di testa, dolore alla schiena, eccetera. Ma questi sono miracoli piccoli, però va bene anche chiedersi. Gli altri sono molto più difficili.